Prosegue lo stato di agitazione con assemblee e sit-in per i 41 lavoratori precari della Camera di Commercio di Caltanissetta. I lavoratori con contratto a tempo determinato portano avanti lo stato di agitazione. Anche la settimana prossima, dal 16 settembre 2019 in avanti, la sede camerale di Caltanissetta in piazza Garibaldi continuerà ad essere luogo della loro protesta. Più si avvicina la data del 31 ottobre, data che considerano una vera e propria deadline per il loro futuro lavorativo, e più la situazione del quotidiano è difficile da gestire. Ma ormai dopo tanti anni, decenni ormai possiamo dire, abbiamo poco da dire. Semplicemente noi stiamo dimostrando la nostra quasi disperazione facendo questa forma di protesta giornaliera. Speriamo che venga sentita principalmente da chi ci sta accanto, in questo senso, in questo caso alla nostra amministrazione, che ci dia una mano a uscire proprio da questo limbo, perché ormai stato d'animo non abbiamo più. Siamo depressi, demotivati, la mattina veniamo a lavorare ma senza nessun sospirito, a casa di conseguenza il nervosismo, malessere lo portiamo anche a casa e non abbiamo solo poi il problema della stabilizzazione, noi abbiamo alle spalle famiglie, figli, genitori anziani. I 41 lavoratori, dopo l'incontro con il commissario straordinario e dopo l'ulteriore incontro avvenuto con la deputazione regionale, in occasione dell'avviata sessione d'aula presso l'Assemblea regionale siciliana, hanno potuto attingere a preventive notizie che riguardano una presunta proposta di approvazione di una norma legislativa, un emendamento specifico che definisca il loro status giuridico di precari. La finalità di tale intervento è mirata a cambiare le loro ventennali condizioni di precariato lavorativo e giungere ad una sicura e risolutiva stabilizzazione. Questo è il loro obiettivo, come ribadiscono i rappresentanti di alcune sigle sindacali. Continuano le assemblee, quelle diciamo che già erano state programmate all'interno della Camera. Da lunedì si inizieranno i sit-in ad oltranza, dove già sono state fatte le varie comunicazioni. Questo è il risultato, se vogliamo dire, anche in maniera positiva da parte dell'ARSI, dove noi abbiamo avuto un incontro con la deputazione. Però questo non basta, perché dobbiamo avere nero su bianco prima ancora di avere le risultanze di quello che hanno detto. Perché se non mettono nero su bianco noi non possiamo dire il problema è risolto. La posizione della CISL è assolutamente chiarissima ed è quella che ha sempre avuto come organizzazione sindacale e come federazione del pubblico impiego a favore dei lavoratori precari, quelli delle loro definitive stabilizzazioni. Secondo noi abbiamo gli strumenti legislativi per farlo. C'è qualche variazione legislativa che va fatta passando dall'ARS, probabilmente non lo sappiamo, ma la proposta concreta che apporta oggi la CISL in sede di assemblea del personale è di produrre gli atti materialmente i necessari per arrivare alla stabilizzazione, produrli secondo legge, per invarianza di spesa, per le dotazioni organiche, per tutto quello che serve, ma produrre gli atti. Se l'amministrazione non lo fa, lo faranno i lavoratori insieme alle organizzazioni sindacali e dopo aver prodotto questi atti pretenderanno continuamente con la protesta, continueranno ad esigerli e li produrranno in sostituzione dell'amministrazione. Continuano quindi i sit-in e le assemblee quotidiane in attesa dell'epilogo definitivo della vicenda.